A Kiev si muore. Dopo tre mesi di proteste, dopo settimane di scontri tra polizia e manifestanti che a gran voce chiedono l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, la crisi ha preso una svolta drammatica e via Grushevsky, centralissima arteria vicina ai palazzi del potere, è diventata oggi teatro di una giornata tragica. I morti accertati fino a questo momento sono 5, 4 sarebbero stati uccisi da colpi di arma da fuoco. Secondo fonti dell'opposizione, a sparare sarebbero i tiratori scelti delle forze di sicurezza. La quinta vittima sarebbe invece caduta da un colonnato all'ingresso dello stadio della Dinamo Kiev. Gli scontri sono cominciati la notte scorsa, quando la polizia ha cercato di smantellare le barricate messe in piedi dai manifestanti. Lo scambio di pietre e molotov da una parte e proiettili di gomma e gas lacrimogeni dall'altra si è fatto sempre più intenso, anche quando, con le barricate in fiamme, si è trasformato in un tiro alla cieca. Le autorità ucraine hanno però escluso da subito ogni responsabilità delle forze dell'ordine, sostenendo che i reparti antisommossa schierati in via Grushevsky non hanno in dotazione armi letali. Una versione che non ha convinto le diplomazie occidentali. Gli Stati Uniti hanno comunicato, con singolare coincidenza temporale, di aver revocato i visti ad alcuni esponenti delle forze dell'ordine, autori delle violenze delle settimane scorse, e stanno esaminando ulteriori provvedimenti. L'Unione Europea ha chiesto lo stop immediato degli scontri di piazza e il presidente della Commissione Barroso, scioccato per le notizie che arrivano da Kiev, non ha escluso sanzioni nei confronti dell'Ucraina. Dall'altra parte della barricata, la Duma, il Parlamento russo, ha avvertito l'Occidente di non continuare a interferire nella crisi in Ucraina se non vuol peggiorare la situazione. Situazione che però si è aggravata con la recente approvazione in Ucraina di nuove leggi che restringono la possibilità di scendere in piazza e prevedono pene severe per chi partecipa a manifestazioni non autorizzate. Il tentativo di trovare un accordo tra governo e opposizione è oggi miseramente fallito, e così uno dei leader dell'opposizione, l'ex pugile Vitali Klitschko, ha usato toni minacciosi: se il presidente Yanukovych non farà delle concessioni, domani andremo all'attacco.